lei non ha dubbio sul fatto che l'incendio sia doloso? Assolutamente no. Né io né la forestale né le forze dell'ordine. Assolutamente doloso, di origine dolosa, e questo fa più male e più rabbia, non c'è alcun dubbio, perché vuol dire che è contro la comunità di Capaci, tutta la comunità, è stato sferrato questo attacco criminale. E dispiace che sicuramente la mano è interna, che viene da Capaci, non c'è dubbio. Qual è la situazione attuale? Non ci sono stati fortunatamente feriti, però tantissima paura. Sì, molta paura, perché il fuoco è arrivato a meno di 200 metri dalle case, quindi puoi immaginare l'ansia, l'apprensione delle persone. Ed è una zona abbastanza abitata, tutti per strada questa notte, però per fortuna, diciamo, poi l'intervento dei mezzi antincendi della forestale, della nostra protezione civile, insomma, siamo riusciti a deviare, a fermare il fuoco. A parte quelle nel cuore, quali ferite ha lasciato questo incendio? Beh, lascia le ferite al nostro ambiente. Questo era il polmone di Capaci, lo possiamo definire, ricchissimo di vegetazione mediterranea, ricchissimo di fauna locale, diciamo, volpi, gatti selvatici, gheppi, diciamo moltissime specie animali che sicuramente non hanno visto la luce del nuovo giorno. E questa è la ferita maggiore. Guardandola negli occhi, in fumo sono andati probabilmente, come per lei, anche tanti ricordi di gioventù di tanti abitanti di Capaci. Sì, tanti ricordi, anche le persone più anziane ricordano bene che quello era anche il posto di produzione di prodotti agricoli di grande eccellenza. Lì, in questo territorio, traevano sostegno per tantissime famiglie di Capaci. Adesso tutto è andato in fumo, quindi ricordi, ma anche possibilità di ripresa economica, di una ripresa ecosostenibile. Adesso inizia una sfida per cercare di fare ricrescere quello che è stato distrutto. Non sarà facile, ci vorranno anni, decenni, ma ci sarà tutto l'impegno dell'amministrazione comunale. Noi in settimana dichiareremo lo stato di calamità naturale, sperando che venga accolta prima dalla regione e poi dallo Stato, perché si può provocare, questo incendio può provocare anche dei dissesti idrogeologici. Il bosco, il sottobosco, non fanno altro pure che, tra le altre funzioni, quello di frenare i dissesti, e adesso senza questa barriera naturale possono esserci rischi notevoli per il nostro abitato. La vostra sarà anche una lotta alla speculazione, forse anche edilizia, soprattutto edilizia. Sì, però la zona, dico, non si presta molto a insediamenti edilizi, molto, molto impervi, in montagna. Però saranno emanate delle ordinanze entro questa settimana di vieto assoluto in quest'area interessata dal percorso dal fuoco di caccia, qualsiasi attività dell'uomo su quel territorio. Iniziare anche dalla raccolta e dalla vendita di prodotti del sottobosco selvatico, per esempio di asparagi selvatici. Sappiamo tutti che alle prime piogge, dopo un incendio, gli asparagi fioriscono immediatamente. Vieteremo la raccolta e vieteremo anche la vendita di questo prodotto per accelerare la ricostituzione del sottobosco. Sindaco, cosa dire alla comunità di Capaci, in conclusione? Che la difesa dell'ambiente non è un problema che riguarda solo Pietro Puccio, il sindaco, che riguarda qualche associazione, che riguarda le associazioni ambientaliste. Ringrazio infinitamente il WWF, è stato vicinissimo a noi, e bisogna ricreare un circolo virtuoso tra associazioni, donne, uomini di questo comune, istituzioni. La difesa dell'ambiente deve essere il tema principale, numero uno, nell'agenda politica e di tutti i giorni.